qui dobbiamo dirci le cose con chiarezza, perché abbiamo discusso in commissione congiunte Camera e Senato bilancio e politiche comunitarie di una relazione sullo stato di attuazione dell'utilizzo delle risorse relative alla coesione 2014-2020. Non se ne è parlato molto mediaticamente, ma dobbiamo parlarne. Perché se nella programmazione 2014-2020, a fronte di 126 miliardi di euro disponibili per il nostro Paese tra risorse europee, nazionali, regionali, più il Fondo di Sviluppo e Coesione, dopo 9 anni, perché siamo nel 2023, la percentuale di spesa è pari al 34%, 126 miliardi, 9 anni, 34%, è qualche tema di riflessione, penso che vada preso, che vada affrontato. Oppure dobbiamo concentrarci su questo tentativo di costruzione di una polemica che io ho riscontrato in molti interventi, come se ci fossero, l'avete ripetuto in più circostanze, dei ritardi, senza indicarne uno solo imputabile a questo governo, che in 5 mesi e mezzo sarebbero stati raggiunti dopo che per oltre 2 anni tutto questo è stato un dettaglio per questo Parlamento, evidentemente. E allora dobbiamo essere corretti dell'impostazione e dobbiamo partire dal dato che se nella politica di coesione sono state spese solamente il 34% delle risorse e la relazione, io non ho interrotto nessuno e quindi con grande Presidente, colleghi, gentilmente, sono ministro, stato qui 3 ore ad ascoltare. Ministro, però qui diciamo l'ordine lo mantiene la Presidenza. Sì, sì, infatti mi sono rivolto a lei. Parlare il ministro. Mi sono rivolto a lei. Prego i colleghi di far parlare il ministro. Mi sono rivolto a lei. Se ci sono problemi fa benissimo rivolgersi a me. Prosegua, collega Mancini, la prego di far proseguire il ministro. Prego, ministro. Ed è evidente che all'interno della politica di coesione emergono in modo molto chiaro non dei dati che sono del governo, perché giovedì pomeriggio sono stati diffusi i dati della Commissione europea che rappresentano l'Italia come il penultimo paese in termini di spesa. Lo dice la Commissione europea. Al Senato in Commissione noi abbiamo avuto la possibilità di modificare il provvedimento. Abbiamo recepito una... Colleghi, per cortesia. Prego, ministro. Il decreto, come tutti i decreti, come tutti i decreti da qualche decennio... Presidente, mi dica lei come procedere. Ministro. Grazie. Lei prosegua, chiedo ai colleghi di non interloquire perché il ministro ha diritto di replica. Collega Fornaro. Benissimo, il ministro si assume la piena responsabilità di quello che sta dicendo, compreso l'elemento che lei contesta, però dovete farlo proseguire. Colleghi, per cortesia... Collega, non è un'interlocuzione tra lei e i colleghi del Partito Democratico. Non si sta rivolgendo a nessuno perché l'unica parola che io sto dando è al ministro. In questo momento deve replicare il ministro. Vi prego di farglielo fare. Collega, consenta anche lei al ministro di proseguire il suo intervento. Prego, ministro. Perché è evidente che se l'idea è quella di creare... Se l'idea è quella. Collega Mancini, colleghi, per favore, non è un'interlocuzione con il ministro, ma è una replica. Guardi, del ministro. Fatelo replicare. Prego, Presidente, ministro. Mi rivolgo a lei per dire che dal punto di vista della capacità di sviluppare un mestiere, dell'essere mestierante, c'è qualcuno qui dentro che può insegnare molto a me e a tanti altri. E se il dibattito deve trascendere in offese, lo possiamo anche immaginare, ma non penso che sia ministro, utile alla causa. Ministro, ha richiamato i colleghi come sempre, era dovuto. La sempre prego rivolgendomi di a lei, Presidente. Prego, Ministro, lei prosegue assolutamente. Ho richiamato i colleghi come ha visto proprio per questo. Prego. Torno, nonostante il rumore di fondo, torno a ribadire... Ministro, colleghi, Presidente. Ribadisco anche a voi che l'ordine qui lo tiene la Presidenza. Ho richiamato più volte i colleghi, allora, ministro, Presidente, come ha sentito. L'ho detto ai colleghi, non a lei, che l'ordine lo tiene la Presidenza, perché si stavano rivolgendo a lei in maniera non corretta. Collega De Idda, l'ho richiamato più volte come lei ha sentito. Colleghi, io vi prego, perché questa vostra interlocuzione attuale sta impedendo al ministro di proseguire. Ho più volte fermato i colleghi
e lo farò ancora richiamandoli formalmente all'ordine d'ora in avanti, perché il ministro, colleghi, collega Pagano, adesso ogni richiamo sarà formale, dovete far concludere la replica del ministro, che è appunto una replica del ministro, punto. Prego ministro, prosegua. Grazie Presidente. Onorevole Pagano. Grazie Presidente.